Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo tutorial. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi andremo a vedere come realizzare un tipo di modello particolare e secondo me troppo sottovalutato. Si tratta di un modello composto da due tipologie di punti differenti, ovvero la mezza maglia alta e il punto basso, i punti bassi dell'uncinetto. Vi faccio subito vedere di cosa si tratta. Questo è il risultato finale, andiamo subito a vedere come realizzarlo. Non importa il tipo di materiale che andrete a utilizzare. In questo caso io sto utilizzando un filo in cotone che di cui avevo degli scarti, quindi dopo aver fatto il nostro classico nodino iniziale, quindi asolo attorno alle dita, facciamo passare attraverso il filo e ricreiamo questo nodo e da qui facciamo partire la nostra maglia a catenelle. Non importa quanto sia lunga perché questo vuole essere solo un modello esemplificativo, no? Voglio solo mostrarvi questo tipo di schema perché l'ho trovato molto molto carino e appunto quasi nessuno lo utilizza, quindi perché no? Ve lo mostro e poi magari potreste adattarlo a qualsiasi tipo di diciamo indumento o pensierino che volete realizzare a uncinetto, quindi dalla coperta al cappellino alla sciarpa a un copritazza per assurdo. Come avete visto, ve lo mostrerò in modo molto molto lento e chiaro, spero. Andiamo a alternare. Innanzitutto il filo è doppio, quindi da questo una mezza maglia alta, perché con questo filo doppio andiamo a realizzare il punto a maglia alta inserendo il filo direttamente in tutti i cappi che si vengono a creare attorno al nostro uncinetto, invece che dividere questa operazione in due, quindi prendendo prima le prime diciamo due asole e poi anche l'altra. E alterna questo appunto, come vi dicevo, come vi anticipavo prima, i punti a maglia bassa. Il punto a mezza maglia alta è solitamente abbreviato con l'acronimo MMA, quindi mezza maglia alta. Consiste semplicemente in una maglia alta con un passaggio di filo in meno. È uno dei miei punti preferiti perché è semplice, è veloce, è bello, è compatto, ma molto morbido ed elastico, quindi si presta a tantissime lavorazioni, ancora più delle altre due maglie, bassa e alta. E io di conseguenza lo uso tanto e più che altro per tutto, perché è adatto a qualsiasi cosa. Al contrario, la maglia bassa utilizza qualche passaggio di filo in più, ovvero è una lavorazione semplice che si presta alla realizzazione di tantissimi lavori, ad esempio è la base dei famosissimi amigurumi, non so se li avete mai sentiti, per realizzarli su da solo, sono dei pupazzetti, per realizzarli su da solo ed esclusivamente questo punto. E le uniche conoscenze aggiuntive, per esempio, che servono per farli sono quelle degli aumenti e diminuzioni. Con la maglia bassa si può realizzare ogni tipo di oggetto, dalle maglie alle giacche fino alle coperte, sia per i neonati che per il letto matrimoniale. Non ci sono limiti, anche solo cambiando i colori il risultato è delizioso. È un punto, che dire, piuttosto compatto, che cresce velocemente per l'estrema semplicità di lavorazione. Infatti è molto più complesso spiegarlo che farlo. Oggi parleremo appunto sia della maglia bassa lavorata in righe di andata e ritorno, quindi in modo molto lineare, sia della mezza maglia alta. Solitamente si utilizza per realizzare uno schema la ripetizione sempre dello stesso e unico diciamo punto, no? O perlomeno se ne alternano due, però uno dei due solitamente è la maglia a catenella. Invece in questo caso alternando questi due punti, quindi uno schema diciamo un po' particolare fuori dal non consueto, vi assicuro che come avete visto inizialmente dall'anteprima, dallo spoiler che vi ho fatto, il risultato sarà veramente spettacolare. Secondo me è uno schema che vale veramente la pena, soprattutto perché è abbastanza compatto, ma anche elastico, come vi dicevo prima, quindi d'inverno non è per niente male, nel senso che le sciarpe è proprio come, diciamo che la descrizione di come dovrebbe essere una sciarpa o uno scaldacollo, come sia anche uno scialle, per tenere caldo. Quindi detto questo, tornando un attimo al nostro lavoro, che spero che vi sia chiaro dalle immagini, in ogni caso potete sempre fermare il video o rivedere il video magari in slow-mo, come grazie all'opzione che ci offre YouTube,
Siamo alla terza, ormai la terza riga, come sempre. Dopo la prima maglia catenella giriamo, dopo la prima striscia ovviamente giriamo il lavoro e ricominciamo dall'altra parte. E diciamo che secondo me è una buona opzione, ecco. Qui riprendiamo di nuovo il punto maglia bassa, alterniamo, punto maglia alta, con un passaggio appunto di filo in meno, per quella da lì mezza. In questo periodo è bellissimo scoprire e ricreare nuovi schemi, nuovi stili, perché l'inverno è ovviamente la stagione in cui ci vestiamo di più. Quindi ovviamente inverno parlo per me perché parlo per l'inverno europeo, no? Quindi questa è proprio la stagione delle sciarpone, dei golfini, dei maglioncioni, tutto quello che più ci si può coprire, più si sta bene all'esterno. Essendo che fa molto molto freddo, più si va a nord, più ovviamente la situazione diciamo peggiora. Quindi ci piace proprio ricoprirci tutte queste belle cose e se sono colorate, perché no, danno anche un tocco di simpatia e di ottimismo, di positività alla vostra giornata. Questo è il lavoro finito, nel nostro campioncino, tra virgolette, che volevo mostrarvi, veramente molto molto carino, perché sembra un quadrato con una bella cornicetta, no? Che è poi la nostra maglia catenelle, bella ricamata, e all'interno sembra che sia omogeneo, con delle, come dire, lineettine diagonali alternate, no? Dei trattini diagonali. È una cosa un po' particolare, che apprezzo particolarmente. Quindi fatemi sapere se anche a voi è piaciuto, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale, così possiamo vederci al prossimo tutorial. Ciao ragazzi, alla prossima!